I'm going down the road to a brand new place, and I'll get there with a smile on my face. Yeah, so lift me up. I'm moving along, singing and dancing while I play my song. Yeah, I'm having a Portici, la Guardia di Finanza sequestra numerosi reperti archeologici all'interno di un'abitazione, denunciato il responsabile del deposito clandestino. 6.000 roghi tossici in 20 mesi tra le province di Napoli e Caserta è il dato che emerge nel rapporto stilato da Legambiente. Fondo Caiazzo sarà utilizzato ad area parcheggio, è quanto stabilito dall'amministrazione comunale di Angri. È stata inaugurata la stazione di Monte Calvario a Napoli, 8 anni di lavoro per un'opera che è anche attrattiva d'arte. Questi titoli, ci rivediamo dopo una brevissima pausa. Buonasera da Videonola Notizie. Mercato nero di reperti archeologici. I finanzieri hanno scoperto numerosi manufatti all'interno di un'abitazione di Portici, denunciando il responsabile del deposito clandestino. Il servizio di apertura di Enzo Ruggero. Ancora reperti archeologici detenuti illegalmente, ancora opere d'arte in testimonianze di storia nascoste in civili abitazioni per alimentare quel commercio clandestino di arte rubata. Un vero e proprio museo domestico è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Napoli. In un appartamento situato nel centro di Portici sono stati scoperti oggetti di interesse archeologico ed artistico risalenti al IV, VI e VII secolo a.C. e al periodo medievale. 23 opere in ceramica italiota, ceramica ad impasto buccheroide e vetro soffiato, reperti di pregevole fattura costituiti da ampolle, brocche, piatti ed anfore raffiguranti tipiche scene di vita quotidiana dell'Italia meridionale. Secondo una prima stima, ogni pezzo immesso sul mercato clandestino avrebbe fruttato guadagni per 5.000 euro. Attualmente le indagini condotte con l'intervento del personale della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Pompei mirano a stabilire se si tratti di oggetti trafugati da musei, scavi archeologici o comunque provenienti dal mercato nero delle opere d'arte. Intanto il proprietario dell'appartamento non è stato in grado di giustificare il possesso ed è stato denunciato. Una banda di rapinatori che in primavera ha messo a segno 3 colpi ai danni di altrettanti anziani, rubando loro i soldi che erano andati a ritirare negli uffici postali, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di rapine aggravate in concorso. In manette sono finiti Salvatore Benvenuto, di 52 anni, Eugenio Carandente, di 42 anni e Marco Maranzino, di 33 anni. I colpi hanno fruttato un bottino di 6.950 euro, di cui 1.100 euro a Quarto, 850 a Volla e 5.000 ad Acerra. Gli arrestati sono stati tradotti nella casa circondariale di Poggioreale. Criminalità ed ecoreati. Tra le province di Napoli e Caserta, in soli 20 mesi, sono stati registrati 6.000 roghi. Sono i dati presentati nel rapporto di Legambiente. Gianni Amodeo. Roghi tossici e smaltimento illegale dei rifiuti, dettagli combinati di cronaca che si ripetono da anni nel rappresentare la realtà della Campania, con particolare riferimento per la cosiddetta Terra dei Fuochi, una entità che comprende parte della provincia di Napoli e parte di quella di Caserta, fino a cancellare quasi gli ambiti amministrativi dei comuni che la compongono. Una mappa unificata a cui corrisponde l'ecocidio in atto, secondo la terminologia adottata da Legambiente nel dossier Terra dei Fuochi appunto, ed appena pubblicato in vista dell'iniziativa Puliamo il Mondo, che si attuerà sui territori il 27 e il 28 di settembre con la partecipazione di cittadini ed associazioni di volontariato ambientalista. Il dossier fotografa lo stato della Terra dei Fuochi rispetto all'arco temporale da gennaio del 2012 al 31 agosto scorso. Una fotografia formata dai dati degli interventi compiuti dai distaccamenti dei Vigili del Fuoco, interventi di spegnimento e di contenimento dei roghi alimentati da materiali speciali e tossici.
In totale 6.034 gli incendi che hanno richiesto gli interventi dei vigili del fuoco, numeri alti e purtroppo in linea con quelli di altri dossier e rapporti degli anni precedenti. Numeri a cui corrispondono i tassi di inquinamento costante delle matrici ambientali e l'aggressione perdurante a quella che dovrebbe costituire la normale vivibilità. È lo scenario che conferma, neanche a dirlo, il primato della Campania per i reati ambientali e lo smaltimento illegale dei rifiuti, di cui quello affidato ai roghi tossici è una significativa componente, in Campania equivale al 29% del totale nazionale e le ecomafie ingrossano e ingrassano nel business. A Somma Vesuviana i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno arrestato Francesco Rapuano, 35enne, resosi responsabile di detenzione d'arma comune da sparo e ricettazione della stessa. Nel corso di una perquisizione eseguita nella pizzeria Totò Sapore di proprietà del predetto, i militari dell'arma hanno rinvenuto e sequestrato una pistola semiautomatica calibro 9 con matricola a brasa che era stata occultata in un locale adibito a magazzino. L'arrestato è stato tradotto nella casa circondariale di Poggioreale. Ad Angri l'amministrazione comunale delinea l'uso dello spazio di fondo Caiazzo a ridosso dell'area prefabbricati leggeri. L'area che sarà adibita a parcheggio sarà affidata alla gestione della Angri Ecoservizi. Ce ne parla Enzo Ruggiero. Ancora un'area parcheggio della città passa sotto la gestione della Angri Ecoservizi. Si tratta dello spazio di fondo Caiazzo a ridosso dell'area che ospita ancora i prefabbricati leggeri. La decisione è stata adottata dalla Giunta Mauri e sarà un'area di sosta a pagamento che farà crescere il numero degli stalli blu in città. La zona è nevralgica, a stretto ridosso con il centro e quindi un'alternativa valida per le auto alla ricerca di un parcheggio. Secondo la prima convenzione stipulata con l'ACI, con la Terzo Millennio poi e attualmente con l'azienda speciale, il parcheggio di Largo Caiazzo doveva essere dotato di recinzione e ingresso controllato. Cosa mai attuata, rendendo libera la sosta per i numerosi residenti e per i tifosi domenicali, essendo l'area anche al servizio dello Stadio Novi. Le associazioni di categoria avevano proposto di adibire la zona a sosta gratuita con la presenza di un operatore, una soluzione mai attuata, mentre sembrerebbe che alcuni proprietari dei suoli espropriati siano ancora in attesa dei rimborsi, così come aperta la questione bonifica dei prefabbricati per la quale il Comune spera nell'approvazione di un progetto da parte della Regione con un finanziamento di 1.750.000 euro. Se da un lato l'esecutivo Mauri intende affidare il parcheggio alla Angri Ecoservizi, l'ente deve ancora rinnovare la gestione delle aree di sosta scaduta lo scorso 30 giugno. Step indispensabile nell'attesa che siano avviate le procedure per l'indizione di un nuovo bando di gara, considerato che l'istituto del rinnovo tacito non è contemplato dai contratti pubblici. Contratti rinnovati fino al 30 settembre invece per i 7 addetti alla sosta assunti attraverso l'agenzia interinale Tempor. Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione tra i comuni di Filiano, Forenza e Pietragalla in provincia di Potenza. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento sismico si è verificato alle ore 1:38 con una magnitudo 3.2. In precedenza era stata registrata un'altra scossa di magnitudo 3.3 alle ore 00:56 nelle stesse località. Almeno 5 altre scosse, ma di intensità minore, comprese tra magnitudo 2 e 2.3. È stata inaugurata a Napoli la seconda uscita della stazione di Via Toledo della metropolitana. La stazione di Monte Calvario è situata in pieno centro storico. Vediamo il servizio. Con l'inaugurazione della seconda uscita di Piazza Monte Calvario della stazione Toledo, importante tassello per la piena funzionalità del metrò di Napoli, un'opera che coniuga le valenze di supporto per la mobilità cittadina con l'arte, una connessione che annovera quella di Toledo come stazione d'arte con riconoscimenti di carattere internazionale, tanto da rientrare nel numero delle opere di edilizia pubblica che saranno premiate dopodomani a Londra e a novembre per la tipologia di illuminazione diurna a Copenaghen. La progettazione della stazione Toledo si deve all'architetto catalano Oscar Blanca e i lavori si sono protratti per 8 anni.
un programma di interventi complesso considerata la conformazione di Piazza Monte Calvario, e con Blanca hanno lavorato artisti come Oliviero Toscani e Bob Wilson. Di rilievo in particolare i pannelli retroilluminati con gli scatti fotografici di Oliviero Toscani, pannelli distribuiti lungo le pareti del corridoio d'attesa del treno, una galleria di 1600 soggetti fotografati tra volti di personaggi noti e di gente comune. Finalmente possiamo dire che si può chiudere l'anello, che è la grande questione della mobilità dell'area metropolitana, perché abbiamo trovato i finanziamenti con un impegno difficile, perché oggi non è, e così come ho ringraziato gli amministratori di un tempo, in particolare Antonio ed Ennio, devo dire che per loro era più facile trovare le risorse perché gliele dava il governo. Invece noi dobbiamo trovare le nostre risorse, le dobbiamo trovare nel bilancio regionale, nei fondi strutturali, nei mutui del comune. Quindi per noi, diciamo, la vita è un po' più difficile rispetto a quella che era nel passato, e quindi credo che questo sforzo di squadra vada premiata, ma è rivolto ai cittadini, perché quando faremo questa grande opera chi ne avrà in beneficio saranno i cittadini di Napoli, della città metropolitana e della regione, perché nel sistema metropolitano regionale. Quindi anche questa è una bella giornata della storia della nostra regione, della nostra città. Sono i napoletani e danno il benvenuto a tutti quelli che arrivano con la metropolitana, la più bella metropolitana del mondo. Quindi devo fare i complimenti a questa città che ha questo posto incredibile, e ho l'onore di avere il mio lavoro dentro lì. È un posto umano, un posto di umanità, con tutti la positività e la negatività di questa umanità viva. e quindi è un posto molto interessante, sono sempre stato affascinato. Papa Francesco ha nominato nuovo vescovo della diocesi di Acerra Monsignor Antonio Di Donna, trasferendolo dalla sede vescovile titolare di Castello di Numidia e dall'ufficio di vescovo ausiliare di Napoli. Monsignor Di Donna sostituisce Monsignor Salvatore Giovanni Rinaldi, che ha presentato al Papa la propria rinuncia al governo pastorale della diocesi di Acerra per raggiunti limiti di età. È stato trasferito davanti al Sagrato del Duomo l'enorme busto di San Gennaro, alto 4,5 metri e pesante 2 tonnellate, finora collocato davanti all'ingresso dell'Hotel Mediterraneo nel centro di Napoli. L'iniziativa è stata decisa in concomitanza con le celebrazioni della festa del patrono della città e della Campania, che culmineranno domani con la liturgia per il miracolo della liquefazione del sangue. E con quest'ultima notizia è tutto, il telegiornale termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito. Raffinati dettagli che arredano il tuo mondo. Tufano Arredamenti. Qualità, ricercatezza, stile, design per arredare i tuoi spazi. Dal classico al moderno, delle migliori case italiane. Da Tufano Arredamenti puoi visitare l'esclusivo showroom dedicato alle cucine Berloni. Da Tufano, qualità dei servizi, personale qualificato, consulenza personalizzata, trasporto e montaggio a regola d'arte, assistenza post vendita, fanno la differenza. Tufano Arredamenti, Piazzale Ferrovia, Saviano, www.tufanoarredamenti.it. Per ogni arredamento completo, un televisore LCD 32 pollici in omaggio.